italiana è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. La sveglia in questa domenica mattina ha avuto un unico pensiero in cima alla lista: vincere ed entrare nell'Albo d'Oro, in alcuni casi per la prima volta, in altri a distanza di tanti anni, in altri ancora per la seconda volta consecutiva. Sono le finali di Coppa Italia, prima le donne, poi gli uomini. Il teatro è uno soltanto ed è l'RDS Stadium di Rimini. Appassionati di pallamano da Matteo Aldamonte e Pierluigi Di Marcello. Un buon giorno e un benvenuti nella mattinata conclusiva di queste finals di Coppa Italia alla maschile e alla femminile. Si comincia tra poco, alle 11.30, si comincia dalla prima di due finali del tutto inedite, perché le campionesse in carica del Brixen Shooting Roll affrontano le siciliane della C Lifestyle Erice alla prima finale della loro storia, inquadrata proprio la compagine siciliana a distanza di 19 anni. Una squadra siciliana torna in una finale di Coppa Italia al femminile. Dall'altro lato invece la compagine altoatesina. Alle 13.30 poi si ribadirà questa giornata fantastica davvero per la Brixen della pallamano, per la Bressanone della pallamano, per il comune altoatesino, che giocherà due finali anche con la formazione maschile, già capolista della Serie Gold, ed affronterà la Sidea Group Junior Fasano, compagine pugliese, che torna in una finale di Coppa Italia a distanza di 6 anni dall'ultimo trionfo, quello datato 2017. Ingresso in campo per il Brixen Shooting Roll. E allora, Pierluigi, entriamo nel vivo di questa finale. Lo dicevamo, è una partita inedita perché queste due squadre non erano mai arrivate una contro l'altra in una finale. Il Brixen però, eliminando Pontini alla capolista della Serie 1 ai tiri dai 7 metri, ieri ha dimostrato, nonostante un inizio di stagione un po' così così, con la Supercoppa peraltro persa contro Salerno, di non voler mollare la presa e di essere ancora tra le candidate per i titoli che contano della pallamano femminile. Assolutamente, Matteo, il Bressanone è una squadra che sa vincere, ed è, sono tutte quante ragazze che sanno giocare questo tipo di partite, partite secche. Oggi è l'ultimo atto di una 4 giorni molto intensa in cui abbiamo visto le migliori squadre del campionato italiano e che hanno detto la verità. Le prime 4 del campionato, sia maschile che femminile, ieri erano presenti in semifinale. La vera sorpresa secondo me è l'Erice, che ha comunque buttato fuori un Salerno apparso sottotono e ha faticato comunque sia a vincere contro il Salerno, e il Bressanone è l'ultimo secondo, nell'ultimo secondo è riuscita a strappare quel pareggio che l'ha poi portata ai tiri dei 7 metri, dove Francesca Lucchin, parando 2 penalty consecutivi, ha regalato il pass di questa finale alla squadra brissinese. In tema di portieri siamo davvero su altissimi livelli in questa finale. Da un lato la coppia Lucchin-Monica Prunster, per Prunster 4 edizioni della Coppa Italia, già in bacheca, 3 con Salerno, 1 con Bressanone. Francesca Lucchin è l'attuale portiere della nazionale. Dall'altra parte Ciana Masson, estremo difensore brasiliano, eletta miglior portiere del mondiale nel 2021, ci ha dimostrato in queste finals di essere davvero una giocatrice decisiva, che soprattutto ieri, anche nei quarti, ma soprattutto ieri in semifinale, ha letteralmente annullato le due principali tiratrici di Salerno, sia Manojlovic che Ilara Dalla Costa. Ieri è stata un'autentica saracinesca, non una giocatrice non di primo pelo, classe 1978, ma a proposito di classe, ce n'ha veramente da vendere. E lei è stata eletta l'MVP, e lei comunque il baluardo di questo Erice, che si affida alle sue parate, e non per niente è lei la guardiana di quella porta e soprattutto la titolare di quella difesa, che dice la miglior difesa del campionato. Adesso è il momento dell'inno nazionale, abbracciate le due squadre e poi il via di questa finale di Coppa Italia.
l'ennesima volta nella storia si assegna dunque la Coppa Italia al femminile. Nessuno in questa edizione potrà raggiungere, eguagliare o superare il record di successi detenuto dalla Sassari e dalla Yomi Salerno. 6 vittorie per parte, 5 anche, e questa è una piccola nota statistica, anche della Yomsa Rimini, la realtà che tra l'inizio degli anni 90 e il 1999 ha trionfato per l'appunto in 5 occasioni in questa città, in una città che speriamo possa ritrovare naturalmente quella che è davvero una grande tradizione a livello panamanistico. Di grande tradizione si parla invece quando parliamo appunto di Bressanone, due squadre nella stessa edizione delle finals, nello stesso anno in finale di Coppa Italia, non era mai accaduto prima. E soprattutto sono due squadre che sono candidate anche alla vittoria finale, quindi vedremo quanti trofei prenderanno la strada di Bressanone. Chiaramente sono 60 minuti infuocati e consentimi di ricordare quanto questo Bressanone non possa fare a meno di una certa ragazza che si chiama Giada Babbo, ieri un po' evanescente per la verità in semifinale, ma ai quarti di finale 9 gol per lei. Ma il Bressanone ha bisogno del gioco veloce delle sue ali Babbo Hilber, anche perché a difesa schierata sa di far fatica. Ricordo che l'Erice è la miglior difesa del campionato e lì nel centro non si passa. Nonostante Giada Babbo sia stata, come hai detto tu, nella giornata di ieri un po' fuori probabilmente dalla partita o forse dai suoi standard abituali, ricordiamo, è doveroso farlo, che stiamo parlando di una ragazza che è classe 1997, che in bacheca ha già messo 5 volte questo trofeo, l'ha vinto 4 volte con la squadra della sua città, con la formazione pugliese del Conversano, e poi l'anno scorso ha letteralmente trascinato proprio il Brixen Sud Tirol alla prima Coppa Italia della sua storia. Ed è un animale da finale Giada Babbo, lo è Monica Prüster che per il momento inizierà dalla panchina, lo è sicuramente Francesca Lucchini che va a caccia del trofeo per la prima volta in carriera. Dall'altro lato però Erice, soprattutto con i suoi innesti stranieri in corso di stagione, quindi Chana Masson, Eko che è stata MVP nella semifinale di ieri, e poi ancora Mirkiki, Storosuk, sono tutte giocatrici che hanno dimostrato di poter davvero dare un grande apporto alla manovra della squadra allenata da Margherita Conte. A questo proposito va sottolineato anche che Margherita Conte ricorderà certamente in ogni caso questo suo esordio nella pallamano italiana, è entrata in carica come allenatrice proprio in occasione di queste finals di Coppa Italia, è andata direttamente in finale, niente male. Quale miglior battesimo per un'allenatrice che quello di approdare storicamente per la prima volta nella finale di Coppa Italia. Ancora qualche istante prima di dare il via alla sfida. Da un lato dunque la C Lifestyle Erice per la prima volta nella storia in finale di Coppa Italia, dall'altro lato per la seconda edizione consecutiva il Brixen Sud Tirol che attaccherà da destra a sinistra dei vostri schermi in maglia bianca, in tenuta nero-verde invece la formazione dell'AC Lifestyle Erice. È iniziata la finale che assegnerà la 32esima Coppa Italia femminile della storia, palla in mano al Brixen Sud Tirol che attacca da destra a sinistra dei vostri schermi, si difende in 6-0 l'AC Lifestyle Erice. Muratovic, Di Pietro e Putt, questa è la linea dei terzini, c'è Sara Hilber sul lato destro come ala, a sinistra naturalmente Giada Babbo sulla linea Violetta Vegni, tra i pali ha iniziato Lukin. Muratovic va a puntare nel mezzo dove la coppia Eko e Mirkiki nulla può, perché intanto arriva la prima rete della partita, segna Esma Muratovic, la giocatrice kosovara, nuovo arrivo di questo Bressanone, prova intanto in penetrazione e viene fermata con un fallo Karima Eko, ci sarà un tiro dai 7 metri combinato dalla coppia arbitrale formata dai signori Luciano e Ciro Cardone, seconda in finale in carriera, entrambi provenienti da Napoli. E così si presentano le due stelle, una Muratovic, tanti gol nelle sue mani da parte Bressanone, e di qua invece l'Aiko. È proprio Karima Eko che va dalla linea e non sbaglia, 1-1 il risultato dunque, prima rete della partita per questa ragazza di 24 anni franco-camerunense, eletta miglior giovane del campionato francese nel 2018, l'anno prima aveva vinto i campionati mondiali nell'organico della Rosa Under 21 della Francia. Di Pietro intanto da centrale,
origini teramane per Giorgia Di Pietro. Dall'anno scorso a Bressanone ha vinto con il Conversano, ha vestito anche la maglia dell'Oderzo. Formazione trevigiana, il sottomano cercato, c'è la parata però di Gianna Masson, raccoglie la ribattuta. Karim Aiko ha provato subito a scaldare il braccio di Pietro. È quella la sua specialità della casa, lei in doppio appoggio, il sottomano è temibile, lascia partire dei tiri insidiosissimi. E intanto va a referto subito Francesca Lucchini, che si presenta così con la prima parata del match. Babbo va a puntare l'Osor, uno contro uno, verso l'interno c'è la parata di Masson, lascia giocare la coppia arbitrale, non c'è fallo su Giada Babbo, che però ha capito che su quel lato di campo dove c'è l'Osio può puntare forte con l'uno contro uno. Tutto molto largo intanto qui per Karim Aiko, che entra tra primo e secondo difensore nello schieramento di Bressanone senza troppi problemi. Si iniziano a scaldare i motori, è tornata ripiegamento difensivo assolutamente rivedibile del Bressanone, troppo larghe, si sono fatte trovare impreparate, Eco ne approfitta. 2-1 il risultato, Erice che piazza subito una mini break di 2-0 nel segno di Karima Eco, arco tratteggiato dei 9 metri, riparte dunque la manovra di Bressanone con l'errore al tiro sull'azione precedente da parte di Giada Babbo, 0 su 2 negli ultimi due attacchi per la formazione altoatesina, che attacca adesso con Sara Hilber per Di Pietro, ancora Hilber che va a puntare su Eco, il pallone è scaricato su Muratovic, deve ricominciare Babbo, lenta la manovra di Bressanone, Babbo verso l'esterno, aveva capito di poter avere soddisfazione su quel lato Giada Babbo, che però è un po' pretenziosa questa volta con questa girella. Seguiamo l'attacco di Storosuk dall'altro lato, buono il ripiegamento però di Violetta Vegni, palla recuperata. Tra l'altro una Violetta Vegni che ha cercato con il tapin di sorprendere Masson, che intanto colleziona la sua terza parata, di nuovo possesso del Bressanone, che sa di non, che farà fatica a trovare spazio lì nel mezzo tra Merchichi e Eco, tanti centimetri dietro Masson, deve trovare le vie soprattutto tra primo e secondo difensore. Muratovic, o meglio ancora con le ali chiaramente. Muratovic che riceve, arriva Put, uno contro uno portato avanti da Giada Babbo, che con il palleggio aspetta il movimento delle compagne, si sposta Vegni, toccata duro sulla linea dei 6 metri, un po' in ritardo il movimento di Violetta Vegni, Babbo l'aspettava forse un attimo prima, rimane in posizione di centrale adesso Giada Babbo, che con un incrocio chiama in causa Muratovic, un po' lenta la palla di Babbo, qui Vegni si era mossa bene, è stata trattenuta 9 metri. Il tempo non gioca a favore del Bressanone, si è alzato il braccio del passivo, ancora pochi passaggi prima di dover tirare. Tutta la difficoltà manifestata sul tiro, nonostante il piede dagli 8 metri, tanti troppi centimetri per inquadrare lo specchio della porta, Muratovic fuori. E in effetti queste finals di Coppa Italia hanno denotato una crescita difensiva notevole da parte di Erice, che appunto soprattutto con Eco ha ottenuto centimetri e chili, e questo sta permettendo alla formazione siciliana, oltre naturalmente all'apporto notevole di Masson tra i pali, di difendere molto bene in questo avvio di partita la sua porta. Va ancora una volta Eco in uno contro uno, sta facendo molto male Karim Eco. E ha trovato il lato debole lì, deve rimediare assolutamente, correre ai ripari il Bressanone. Eco da quel lato del campo, da quella mattonella, è la seconda volta che si prende il tiro dai 7 metri e prima invece indisturbata in penetrazione. E sbaglia però questa volta, palla che colpisce la traversa, Bressanone non ne approfitta, non vuole accelerare nonostante Eco si trovasse in ritardo nella fase di rientro, e nuovamente in 7 contro 7, nuovamente con calma, nuovamente con ordine, manovra la squadra allenata da Ubinessing, giro palla dunque per il Brixo Südtirol, che manovra con Giorgia Di Pietro sempre in posizione di centrale attorno ai 9 metri, 9 metri e mezzo, si affaccia fuori Violetta Vegni, la palla per Muratovic, l'uno contro uno, scarico con la sinistra, poi ancora Muratovic che riceve, c'è spazio questa volta per Punto per la conclusione, tutto chiuso, ancora una parata di Gianna Masson che rimette in gioco, va da Storosuk, seguiamo la seconda fase di Erice che accelera nuovamente Storosuk sull'uno contro uno, la palla per Eco che va dentro, prova il passaggio sul pivot, questa volta c'è un fallo e si va ai 9 metri, rischioso questo uno contro uno al limite dello sfondamento forse. Sì, era già sotto contatto, comunque stanno facendo buona guardia, hanno scivolato in scivolamento, hanno recuperato e hanno chiuso lo spazio che fino a poco tempo fa aveva trovato Eco. Eco cambio di posizione con Storosuk, allarga il baricentro Losio, nuovamente Eco, mano sinistra, palla che carambola sui piedi di Sara Hilber, c'è un fallo dunque commesso
ai danni ancora della formazione trapanese, che può ricominciare dalla linea tratteggiata dai 9. Nuovamente Savica Mirchichi, lo scarico per Eco che vede la porta, la conclusione ci mette la mano però Francesca Lucchin, buono l'intervento di Lucchin, buona soprattutto la difesa di Bressanone in questo caso, che è riuscita a costringere Karima Eco ad una conclusione forzata. Il tiro di Muratovic addosso però a Zana Masson, che piazza un'altra parata, attenzione però perché c'è la palla persa. Hilbert può andare dai 6 metri e realizzare il secondo gol della partita, inizio contratto, 2-2 il punteggio basso dopo 6 minuti, ma sono subito ai suoi livelli però. È indubbiamente il baluardo della difesa dell'Erice, ha già messo a segno 5 parate, tanta fatica a difesa schierata per il Bressanone, che è riuscito di furbizia rubando una palla con Hilbert, ieri tra l'altro la miglior giocatrice a mio avviso del Bressanone con 6 gol al suo attivo, è lei che deve essere la chiave di lettura insieme a Giada Babbo sulle ali, sul gioco veloce. Storosuk con calma, Mirchichi verso sinistra, poi la palla lasciata nuovamente a Storosuk con il suo 1 contro 1, era stata decisiva ieri in semifinale. Attenzione però alla rimessa veloce da parte di Giada Babbo, cerca la velocità in Bressanone, raccoglie una palla difficilissima a Hilbert, c'è un tiro dai 7 metri, non c'è neanche il tempo per raccontare il gol di Storosuk che con il teletrasporto Brixen è già dall'altro lato, e qui rivediamo l'azione fallosa ai danni di Hilbert. Sta scaldando i motori, adesso proprio poc'anzi l'abbiamo sottolineato e si è materializzato l'asse Babbo-Hilbert, comunque in gioco veloce è riuscito a far male, non è riuscito ad andare al tiro ma ha portato sulla linea dei 7 metri. Dove arriva il gol di Giada Babbo, prima rete nella partita per il folletto conversanese. Ieri ha referto Matteo solo al 40° minuto di gioco, oggi già subito si inserisce, perché il Bressanone ha bisogno dei suoi gol, della sua fase realizzativa, lei che ha tanti gol nelle mani. Si affaccia Tarbuk che lascia il pallone in appoggio, manca qui la presa Eco, vediamo se ne approfitta Brixen in velocità. Muratovic dialoga con Giorgia Di Pietro che può andare in palleggio, finisce i passi qui Di Pietro, poi si salva in qualche modo. Muratovic ancora accenna all'elevazione, scarico verso Hilbert, il no look cercato da Giorgia Di Pietro, deve ricominciare con ordine però il Brixen, shoot roll, avvicendamento, attacco difesa tra il capitano dello scudetto dello scorso anno di Bressanone Andrea Eder e sulla linea Violetta Vegni che gestisce da pivot la fase offensiva. Intanto nel mezzo Muratovic con il pallone in mano, si è alzato il braccio del passivo, 4 passaggi che diventano 3, il tiro di Muratovic a sorpresa e a segno soprattutto. Bressanone che torna a far gol, lo fa con la seconda rete della partita di Asma Muratovic, e soprattutto Bressanone che mette il naso avanti, 4-3. Ottima notizia in casa brissinese, Muratovic sorprende tutti, anche una Masson impeccabile fino a questo momento, tocca ma non riesce a deviare la traiettoria fuori dalla linea della porta. Eco intanto tagliata fuori dal vivo del gioco e la pressione cercata da Giada Babbo porta gli effetti sperati, adattamento difensivo che abbiamo visto in questi ultimi due attacchi di Erice, con Babbo che si è staccata dalla linea di difesa e va a prendere quasi a uomo di fatto Eco, che è costretta, l'abbiamo già visto in queste finals, lo vediamo anche in campionato, è costretta poi a posizionarsi sulla linea dei 6 metri come doppio pivot. Intanto Giorgia Di Pietro per il possesso di Brixen, Muratovic l'incrocio rovesciato, va a terra Giorgia Di Pietro, palla persa però dalla Brixen, shoot roll, può ricominciare allora Erice in velocità, si guarda attorno Storosuk che poi ingrana la quarta, scarica su Melina Cozzi che va a realizzare il gol del pari, 4-4. Brutta palla persa per il Bressanone con Giorgia Di Pietro, ne approfitta Erice che apre il gioco e trova Cozzi, tanto spazio per lei, facile superare con un tiro schiacciato un incolpevole Francesca Lucchin. Muratovic verso l'esterno, c'è spazio per Babbo che sul primo palo fredda Masson si sblocca anche dal campo, anche dalla sua mattonella Giada Babbo, questa è una buonissima notizia per Ubi Nessing e per il Brixen. Dopo il primo errore di una forzatura che abbiamo visto nei primi minuti di gioco, adesso invece ritrova il tempo giusto e anche con la sua capacità di inventare e il suo individualismo, Giada Babbo mette a segno il suo secondo sigillo personale. 89 reti in stagione per Giada Babbo, la migliore marcatrice in campionato del Brixen Shoot Roll. Palla per Cozzi, intanto il tiro di Mirchichi che ha un gran braccio e ce lo dimostra con questo pallone messo all'incrocio dei pali, può ripartire in rimessa veloce dal cerchio di centrocampo. Intanto Bressanone, il pallone per Muratovic che va a sfidare Tarbu
Nolouk accende l'elevazione, lo scarico, Nolouk però perso, e allora Cozzi a tu per tu con Lukin, Cozzi e va a segno, 2-0 il break per il 6-5 vantaggio di Erice. Guardate però Bressanone come vuole velocizzare con Giadababbo, in scavalcamento prova un passaggio, qui Bressanone però diventa vittima della fretta. Si alzano i ritmi ed è più facile incorrere in errori, tante volte abbiamo sottolineato come la velocità eccessiva scaturisca poi, possa anche andare a finire nella fretta. Abbiamo visto 3 palle perse di Bressanone consecutivamente, 2 colpevole Giorgio Di Pietro che ha propiziato i 2 gol proprio di Cozzi. Un Bressanone che sì deve giocare veloce, ma deve anche essere molto più attento. Mirchichi rischia di perdere questo pallone, qui c'è un'opposizione al limite da parte di Savic Mirchichi su Giadababbo. Vediamo però qual è la decisione della coppia arbitrale in merito. Cambio di possesso. Cambio di possesso, sì. Mirchichi ha fatto guardia, ha cercato di fare buona guardia a quel pallone, ma in maniera un blocco irregolare. Blocco irregolare. È volata letteralmente via Giadababbo. Mismatch fisico importante. E lo stiamo rivedendo nel replay. Francesco De Angelis in regia coordina la squadra tecnica che con le immagini ci racconta dall'RDS Stadium questa lunga mattinata di pallamano. A seguire alle 13.30 la finale maschile tra il Bressanone che si sta intestardendo a cercare il pivot, Matteo. Muratovic sotto contatto, la conclusione, riesce a segnare, voleva forse anche qualcosina in più con 2 minuti. Esma Muratovic non è dello stesso avviso, la coppia arbitrale pareggia intanto Bressanone, arriva il gol del 6-6. Ricordavo poc'anzi il programma della finale al maschile, alle 13.30 si affronteranno ancora il Brixen degli uomini naturalmente contro la Sidea Group Junior Fasano, saremo sempre in diretta da Rimini. Palla persa, ancora Mirchichi che pasticcia su questi ultimi 2 possessi, prima si è lasciato sfuggire via il pallone dalle mani e adesso lo rivediamo qui i passi evidenti di Savic Mirchichi. E peggiora la situazione, gli vengono combinati 2 minuti di esclusione perché non lascia la palla sul punto dove è stata commessa l'irregolarità, è giudicata perdita di tempo, 2 minuti sulla sedia dei cattivi, quindi peggiora se è possibile sul suo brutto momento. Giocatrice macedone ma che nella sua carriera ha sempre avuto la valigia pronta, ha giocato in Grecia, Romania, Spagna, Serbia, Islanda, Germania, anche in Angola. Un'esperienza in Africa e poi l'approdo 3 stagioni fa nel Vicentino con la maglia delle Guerriere Malo prima di arrivare ad Erice, è la migliore marcatrice della squadra siciliana con 106 gol all'attivo in stagione. Ottimo questo scarico di Bressanone, la pressione di Eco'o e poi va a chiudere tutto Chiara Masson, una gran parata su Hilbert che ha faticato a trovare la via del tiro perché Eco'o l'ha infastidita, ha perso la velocità, non ha avuto lo stacco giusto e ha avuto la meglio una Massone che le è saltata letteralmente addosso, tutto chiuso, braccia alte, non riesce a scavalcarla Hilbert con un comodo pallonetto. Nell'attimo in cui Hilbert si stava ricoordinando sull'opposizione di Eco, nel frattempo Massone era già diventata gigantesca avanti a lei, aveva fatto diventare tutto buio e niente da fare. Allora è sempre 6-6, Storosuk che lavora col palleggio, prova ad andare dentro, Tarbuk che si gira, poi va a finire sulle gambe, sul ginocchio di Lidia Put che era lì di passaggio. Ci sarà però un 2 minuti inevitabile per Andrea Eder, qui rivediamo l'opposizione fallosa di Eder che da dietro va a trascinare e porta via la maglietta di Marianella Tarbuk che poi ha dato una testata sul ginocchio di Put. Sì, si è fatta male la Eder, si è fatta girare, si è aggrappata e si è trovata scaraventata a terra insieme alla Tarbuk, e non è facile scaraventare Eder che è giocatrice di un'esperienza infinita, specialista difensivo, anche a sua disposizione Chili, ma 2 utenti che sì, fanno a sportellate peraltro all'interno dell'area dei 6 metri la difesa di Andrea Eder, questo naturalmente non è concesso, quindi in ogni caso ci sarebbe stata per Erice la possibilità di ripartire con un fallo e con i 2 minuti per l'appunto per Andrea Eder, superiorità numerica pertanto per la formazione siciliana, invece il primo passaggio con una giocatrice in meno per le altoatesine. Eco per Giulia Losio, piazzata Tarbuk tra Put e Di Pietro, pallone largo nelle mani di nessuno di fatto perché come una saponetta il pallone sguscia tra le mani di Giulia Losio. Sì, il quoziente di difficoltà di un passaggio così
lungo, sale a dismisura, troppo anche per Giulia Losio, da terzino sinistro, un passaggio di quasi di 20 metri, troppo alto per Giulia Losio. Intanto, a differenza di Erice, che non sceglie la via dell'extra player, Bressanone sceglie la via appunto dell'extra player, quindi c'è una superiorità numerica in campo. Pallonetto qui di Muratovic, quasi senza guardare la porta, con un equilibrio precario ma anche con un grande senso della posizione, con il corpo completamente spostato. Losio intanto vuole farsi perdonare, ci riesce dopo la palla persa in precedenza, riesce a centrare il secondo palo. Gol di Giulia Losio, gol importante perché Erice impatta nuovamente, 7-7. Difendeva in 5, Violetta Vegni fa quello che può, lascia tirare giustamente per non incorrere in una sanzione di 2 minuti Giulia Losio, che supera Lucchin sul fianco destro, rimane immobile per evitare il tiro sotto le gambe, ma trova comunque la via del gol. Di Pietro, in extra player ancora Bressanone, le finte di Muratovic. Fallo ai danni di Ligia Putt, 4 reti per Esma Muratovic sulle 7 complessive di Brixen, la migliore marcatrice della partita. Parata di Masson questa volta sul tiro cercato a sorpresa dalla giocatrice di nazionalità montenegrina. E la pallone intanto per Eco, che va in uno contro uno, e qui quando vede lo spazio Eco è quando ha un uno contro uno isolato con un solo giocatore, senza, come in questo caso, altri elementi laterali. Ci sono, non ce n'è per nessuno, eh? Sì, ci sono pochi altri finali possibili come quello che abbiamo visto adesso. Lasciami sottolineare, Matteo, lo strapotere fisico di questa ragazza, che oltre ad avere centimetri e chili ma ha un'esplosività, una velocità che a questi livelli fa la differenza, e Derice ne approfitta. Hai fatto bene anche tu a sottolineare come in isolamento lei è inarrestabile. Palla che arriva in qualche modo a Muratovic, che prova a centrare il secondo palo. C'è l'invasione però commessa da Esma Muratovic, è rimasta a terra intanto Giada Babbo per un colpo subito al viso, e la coppia arbitrale sceglie di andare al video replay per valutare questa situazione. Dunque arbitri che avranno la possibilità di rivedere il contatto tra Giada Babbo e la difesa di Erice e valutare eventualmente se ci sia dolo oppure no da parte appunto della difesa trapanese, della difesa neroverde. Un video replay che si usa molto di frequente per tutelare soprattutto i volti dei giocatori, sia dei portieri, abbiamo visto molto utilizzato. Sì, infatti in questo caso probabilmente non so dove inizia il dolo e dove finisce la colpa, però la responsabilità di Tarbuk è innegabile. Ci sarà un 2 minuti probabilmente ai danni di Marianella Tarbuk, e perciò superiorità numerica. Eccolo qua, 2 minuti per Tarbuk, e si riparte con il pallone in mano ad Erice. Un Erice che aveva da poco recuperato tutte le sue effettive giocatrici e invece torna nuovamente in inferiorità numerica, la seconda inferiorità numerica nei primi 16 minuti di gioco. Il fallo di Giada Babbo è stato sanzionato, non c'è stato però poi il pallone riconsegnato alla Bressanone, perché comunque il tiro di Muratovic era stato un tiro da posizione pulita, perciò sanzionato il fallo precedente. Il vantaggio aveva comunque permesso alla Brixen sui Tirol di prendersi il tiro, e Muratovic non ha centrato lo specchio della porta, anzi ha commesso comunque un'invasione. La palla per Mirchighi, che tira però completamente fuori ritmo e non c'entra lo specchio della porta. Il Bressanone allora può accelerare ripartendo da Lucchini. Inquadratura per Ubinessing, il tecnico dello scudetto, il tecnico della Coppa Italia della passata stagione, il tecnico di tutti i trofei di questa realtà al femminile negli ultimi anni: Supercoppa, Coppa Italia e poi scudetto vinti nel palmarès di questo allenatore. Palla persa malamente però da Ana Saranovic, che era subentrata in corso di partita ad una Ligia Putt che abbiamo visto proprio qui sotto la nostra postazione essere oggetto delle attenzioni di Nössing, che ha troppo bisogno di questa giocatrice prelevata dal Mestrino. L'ingresso in campo di Saranovic, la prima rotazione non è brillantissimo. Losio, la pressione difensiva da parte di Babbo su Eco, poi Storosiuk sfida Saranovic e va a sbattere però contro Di Pietro. Fallo ai 9 metri. Continua il lavoro di Giada Babbo, che rincorre Eco di fatto per tutto il campo, le regala tutte le sue attenzioni.
Storosuk nuovamente in uno contro uno su Eder, poi la pallone che si spegne sull'esterno della rete. Buona la difesa in uno contro uno da parte di Andrea Eder, vuole accelerare adesso Bressanone. Muratovic sul palleggio, attacca dove c'è Begni, la palla cercata da Muratovic. Che cosa abbiamo visto? Contro le leggi della fisica, questo gol di Esma Muratovic. Un lob senza guardare. Sembrava un passaggio sbagliato, invece ci ha provato in precario equilibrio verso il fondo con il corpo completamente orientato dall'altra parte. Un tiro di fatto da basket, sembrava dalla lunetta dei tre punti. Scavalca un'incredula Masson. Time out chiamato da Margherita Conte sulla panchina della C Life Saleri. Ci andiamo. Dopo la tripla di Esma Muratovic rientriamo e c'è stato nel mezzo il time out chiamato da Margherita Conte, un time out internazionale necessariamente, quello della C Life Saleri. C'è tante nazionalità che si confrontano, cercano ovviamente di intendersi, una squadra che è stata più volte ritoccata in corso di stagione. Non ultimo appunto l'arrivo proprio di Margherita Conte la settimana scorsa, allenatrice brasiliana ma con radici calabresi, che guida appunto da una quindicina di giorni all'incirca la compagine neroverde e l'ha portata fino in questa finale. E adesso riparte da Storosuk che trova il gol incrociando splendidamente. Bella giocatrice questa Anna Storosuk, un gran braccio, grandi doti atletiche, grande velocità. Palla dentro intanto per Andrea Eder. Ha referto anche Andrea Eder per il 9-9, ancora parità, segna il capitano. E il gol di Storosuk è costata la sostituzione a una Francesca Luchini apparsa un po' sulle gambe, avvicendata da Monica Plustner ieri, fondamentale per la rincorsa della squadra brissinese, che ha recuperato ben 4 gol di differenza grazie anche alle sue parate. Si alza la difesa di Bressanone, intanto Storosuk scarico, può andare dentro come un treno. Karimeku per il suo gol numero 4 in questa partita, rimessa veloce. Intanto qui stiamo rivedendo il gol di Eko, mentre sul fronte opposto Muratovic prova sull'uno contro uno e subisce fallo. Eko segna a sinistra, esatto. E poi va a difendere sul lato opposto. È onnipresente, anche perché segna con la stessa facilità sia da sinistra che da destra. Lei che sta cercando di trovare gli spazi in ogni dove, e poi quando li trova chiaramente ne approfitta. Di Pietro, risale Babbo, la finta di incrocio con Saranovic, palla recuperata in qualche modo, poi Babbo riesce a scaricare nelle mani sicure, affidabili di Sara Hilber, che segna il gol del 10-10. Rivediamo la parte finale dell'azione con l'ottima traiettoria costruita da Hilber. E questa volta con la traiettoria pulita, nonostante non sia. Intanto vediamo una bellissima palla recuperata, lotta personale tra Muratovic e Eko. Due minuti di ingenuità, Matteo. Due minuti di Karima Eko che chiede l'ausilio del video replay. In effetti però qui ha fermato a tutti gli effetti una ripartenza veloce su una palla recuperata da parte di Muratovic, che poi ha avuto la peggio perché è stata colpita dalla franco-camerunense della C Life Stylerice, che soprattutto nel tentativo di recuperare la palla, ma all'inizio soprattutto con quella sbracciata scomposta, tutto ha preso tranne che il pallone. Ottima notizia per Bressanone, che ha nuovamente la palla del più uno e soprattutto se la gioca in superiorità numerica. E adesso il Bressanone, come Lerice, non ha fretta e deve costruire questo attacco con una circolazione di palla nel modo più sicuro possibile, non forzare il tiro. Ha la possibilità e la superiorità numerica per poterlo fare.
Peraltro Erice perde non soltanto una giocatrice, perde il suo miglior difensore in questo momento. Palla per Saranovic, poi Di Pietro riceve Muratovic, il no look molto bello di Esma Muratovic, tiro dai 7 metri su questa azione finalizzata da Violetta Vegni, però all'interno dell'area dei 6 metri, e dunque comunque c'è un fallo e qui lo rivediamo. C'è la difesa in aria, poi il tiro arriva cadendo all'interno dell'area. Non convalidata la rete, si va però dalla linea con Giada Babbo contro Ciada Masson. E arriva però l'errore di Babbo che sbaglia e vanifica dunque l'azione precedente delle sue compagne di squadra. Qui rivediamo l'errore, palla sparata alta sopra la traversa. Rimane sulla linea Masson che costringe probabilmente una giocatrice che ha un ottimo feeling con il pallone, che avrebbe scelto anche la via della precisione, a prediligere quella della potenza, ma non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. Si prende il tiro Losio, palla tra le gambe di Prunster, il gol del 2-0 di parziale Erice e del nuovo vantaggio della formazione siciliana, 11-10 il punteggio. Babbo sotto contatto, palla dentro, difficile però da domesticare per Andrea Eder, che è stata braccata alle spalle da Savica Mirchichi. Fuori Eder, dentro Vegni di nuovo, riparte intanto Brixen con la palla larga direttamente per Babbo, non riesce ad andare in uno contro uno, poi ci prova cercando la penetrazione verso l'interno, ancora Saranovic con lo scavalcamento, l'ex di Mezzocorona e Pontinia che viene fermata in maniera irregolare. Time out chiamato da Ubinessing quando siamo al quasi 22esimo minuto del primo tempo e dunque necessità di parlare con le sue giocatrici in una partita tremendamente equilibrata, tremendamente aperta. Time out Brixen. Giochiamo ciuppa, fate girare la palla, non fare il test vostro, collettivo, ciuppa, gira, bolla Giada, Giada sei al tiro, vai verso il centro più possibile, se ti tocca bene, se no è uno specchio. Inaccettabile per mister Ubinessing la superiorità numerica, che è costato addirittura l'1-0 di parziale alla sua squadra. Non solo non è riuscito a segnare ancora, ma ha subito gol. Questa è una cosa che manifesta il passaggio a vuoto di un Bressanone che invece adesso deve giocare nel migliore dei modi. I 13 secondi rimasti ancora in superiorità numerica, vuole che la palla sia trattata da Giada Babbo. Probabilmente si trasformerà o da assist man verso il centro, o se ha spazio entrerà lei per cercare la via del gol. Anche perché in partite così equilibrate ovviamente i passaggi di superiorità numerica possono essere risolutivi, e vedete questo errore che fa arrabbiare Di Pietro, perché i secondi sono pochi a disposizione, serve una grande idea, una grande giocata, una grande invenzione. Giù il cappello per questo gol di Giada Babbo. Una sconsolata Giorgia Di Pietro che non riesce a trovare il ritmo, eppure si propizia uno scalare ottimamente trasformato da Giada Babbo. Storosuk dopo il pallonetto di Babbo, intanto si riparte ancora da Mirchichi nel giro palla di Erice. Savica Mirchichi, la penetrazione, la solita Eco che va a sbattere però contro Monica Prunster, ci sarà un tiro dai 7 metri secondo la coppia arbitrale. Finisce a terra Eco e qui rivediamo l'azione con il contatto con Babbo. Una difesa timida di Bressanone, forse punita oltremodo in questo caso. Mirchichi contro Prunster, che para! È l'intervento della eterna Monica Prunster, che riesce a neutralizzare. E questa a mio avviso è la seconda parata consecutiva, perché la prima sulla Eco va a referto. Se l'Eco avesse fatto gol gliel'avrebbero convalidato, quindi quella è parata. E questa è la seconda consecutiva di Monica Prunster. Sei volte campione d'Italia, 4 Coppa Italia in bacheca per Prunster. Vegni intanto prova a chiudere sul primo palo, sbaglia però la conclusione, aveva trovato, visto anzi il pertugio sul primo palo per superare Gianna Masson, senza però poi riuscire a concretizzare le intenzioni che aveva nella testa. Dall'altro lato un altro intervento di Prunster, quando si parla di finali si parla di Monica Prunster, non c'è dubbio. Continua a fagocitare palloni su palloni, terzo intervento consecutivo, e se sale in cattedra Monica Prunster è un brutto momento per l'Erice, ma un'ottima notizia per il Bressanone. Intanto si è alzata proprio qui sotto la nostra postazione Nelly Habiker,
una giovanissima dell'organico di Bressanone, va alla ricerca di una soluzione, di una quadra in qualche modo, se possibile. Ubinössing, che da Putt non sta avendo l'aiuto che si aspettava, da Saranovic non sta avendo l'aiuto che si aspettava, e allora si affida al fondo della panchina, le sue ragazze più giovani, al talento di Nelly Habiker. Alla freschezza, Matteo, soprattutto, giusto. Tra l'altro ha avuto un minutaggio anche abbastanza ridotto in queste finals, quindi è certamente più lucida rispetto a giocatrici che hanno speso di più alla loro terza partita. Dal 2 al 5 febbraio raccolte queste finals di Coppa Italia, per la prima volta nella storia a Rimini si è alzato il braccio del passivo, il tentativo di Eco, mamma mia che gran gol questo di Karima Eco, con la finta che spedisce tutti in edicola, e poi a comprare il giornale ci va anche Prunser, che nulla può. Grandissimo gol. Errore intanto di Giorgia Di Pietro, e allora abbiamo il tempo per tornare su quel gran gol di Eco. Storosuk vuole correre, e ha ragione lei, ha un cambio di marcia davvero notevole. Soprattutto da quella mattonella si è fatta sorprendere in quel lato del campo il Bressanone per la seconda volta, prima con Eco che si è costruita tutta da sola quell'azione individuale, ma adesso invece è stata lanciata, Storosuk, che è stata straordinaria, imbeccata e ha trovato la via del gol in velocità. E per la prima volta nel corso della partita una delle due squadre prova ad allungare, anche per merito di questa parata di Ciana Masson. Ancora una volta annullato il tentativo di Violetta Vegni dalla linea, e poi ci guardate la velocità di Erice, che alza il ritmo del suo possesso con la solita Storosuk, giocatrice di nazionalità ucraina ma di passaporto israeliano, che peraltro ha una storia anche piuttosto particolare, perché ha giocato contro Erice nella European League con la squadra del Maccabi Arasim Ramat, squadra israeliana, e da lì è nato l'interesse della società siciliana per portarla per l'appunto nel comune trapanese. Intanto arriva il gol del massimo vantaggio, 14-11, ha segnato Giulia Losio, Babbo in uno contro uno, poi Saranovic sotto contatto, si trattava anzi di Esma Muratovic, che viene fermata con un fallo. Bressanone nel momento di maggior difficoltà della sua partita, Erice invece in power up. Soprattutto perché Bressanone non trova non la via del tiro, perché c'è arrivata ma ne ha sbagliati tre di fila, due non hanno inquadrato lo specchio della porta e uno è stato neutralizzato sempre su Violetta Vegni da una attentissima Masson, che ha ritrovato la quadra e la concentrazione. Prova Babbo a giocare sotto contatto, c'è un fallo ai suoi danni. Intanto, come avevamo sottolineato, è entrata in posizione di terzino destro Nelly Habiker nella linea dei terzini di Bressanone, rientrata anche Putt, che va però troppo lentamente in palleggio in uno contro uno, è un uno contro uno troppo timido per cercare di fermare i terzi difensori, e poi la palla si stampa sul palo, quarto errore consecutivo, c'è la possibilità di un contropiede, Antonella Coppola alla conclusione, arriva il gol, batte la sua ex compagna di squadra nelle fila del PDO Salerno, Monica Prunster, gol del 15-11, Erice che sta andando in crescendo adesso, approfittando degli errori di Bressanone. Sì, questo è un momento topico della partita dove l'Erice ha sfruttato gli errori in attacco del Bressanone, capitalizzando in gioco veloce e guadagnandosi questo più 4 che sta mettendo in seria difficoltà la tenuta, non credo psicologica, ma sicuramente i nervi di un Bressanone che comincia ad innervosirsi e non deve perdere la calma, altrimenti potrà solo peggiorare la situazione continuando a perdere palloni. Si va al video replay per questo intervento di Savic Samirchichi sul viso, sul collo di Esma Muratovic. Putt nuovamente in camera di consiglio con mister Ubinössing, che chiaramente non gradisce, come sottolineavi giustamente tu, la lentezza, e soprattutto anche perché oltre a rallentare la circolazione di palla di fatto non è efficace, perché non riesce poi a cambiare il ritmo e a risolverla da sola. Video replay dunque per valutare questa azione fallosa da parte di Savic Samirchichi su Esma Muratovic, per valutare l'entità, la gravità di questo fallo e quindi la potenziale poi sanzione che dovrà riguardare Mirchichi. Duello tra Esma Muratovic e Karima Eco, 5 reti per parte sono le due migliori marcatrici di questa partita
decisione comunicata alle panchine, ci sarà due minuti per Savica Mirkiki che sta per arrivare. Eccola qua la comunicazione della coppia arbitrale, due minuti per Mirkiki e superiorità numerica per Brixen proprio in quel momento di difficoltà di cui rimarcavamo i contorni poco fa. Di fatto con 2-0-4 da giocare, Erice chiuderà in inferiorità numerica questo primo tempo e Brescia non ha la possibilità qui di ricucire questo primo strappo nel corso della partita, queste quattro reti che si sono create. È un'ulteriore brutta notizia in casa Erice, questa è la seconda esclusione per Mirkiki, anche lei specialista difensiva, che sicuramente dovrà abbassare i toni in difesa e quindi l'efficacia. Pena, cartellino rosso. Babbo Di Pietro. Brutta palla però di Giada Babbo, rischiosissima. Un passaggio senza ritmo, lento, facile preda della difesa dell'Erice. Che però commette invasione, Muratovic, Abiker scarica nella terra di nessuno, nuovamente oggetto però delle attenzioni fallose della difesa di Erice. Nelly Habiker e allora di nuovo Muratovic, si riposiziona Bressanone che finisce sotto passivo con una giocatrice in più. Va dentro poi Abiker che gioca un'azione che non è esattamente quella di una squadra in superiorità numerica, va in un uno contro uno. Chi fa gol però, lo diciamo sempre, ha sempre ragione. Quasi un tiro di frustrazione, non riuscivano più a trovare la strada della velocità, azione individuale e tutto il carattere di una giocatrice che è stata chiamata in causa come terza scelta da quella mattonella, ma di fatto nonostante la sua giovane età si è presentata subito attenta e si è procurata e si è costruita un tiro, un'azione e il primo gol personale. Coppola, il pallone per Eco. Alza il ritmo come al solito e lo fa alla sua maniera Anna Storosiuk, che viene spinta poi e sbilanciata al momento della conclusione. Vanno via i secondi, ne mancano 40 al termine del primo tempo, in inferiorità numerica Erice, l'errore di Eco, deve approfittare adesso Bressanone che soprattutto deve cercare di accelerare ma non troppo perché ha nelle mani quello che potrebbe essere l'ultimo attacco di questo primo tempo, vuole giocarsela con l'uomo in più, la palla per Babbo che la tiene in vita su un passaggio di Giorgia Di Pietro, già da Babbo si chiude però la traiettoria, esagera qui. Un errore. Scelta infelice, Matteo. Eh sì, perché in superiorità numerica gli spazi non sono certamente nell'angolo più estremo dell'attacco di Bressanone. Avrebbe potuto dare ulteriormente manovra e respiro soprattutto alla manovra di Bressanone. E invece adesso Erice può attaccare e trova il gol addirittura in inferiorità numerica sul filo della sirena per il più 4. 16-12, Erice è perfetta nell'approfittare di ogni errore di Bressanone. Sì, ancora una volta il Bressanone in superiorità numerica ha subito un parziale di 1-0, ha subito gol e non è riuscito a farla. Complice l'ingenuità di Giada Babbo che avrebbe dovuto far ripartire, tenere in vita quella palla e non forzare a 15 secondi dalla fine dall'angolo morto. Di fatto c'erano pochissimi centimetri per lei e continua a far male l'Erice. Hai detto bene, il Bressanone aveva la potenziale palla del meno 2, quantomeno non peggiore la situazione, c'è riuscita perdendo palla, Erice più 4. Più 4 al termine del primo tempo, adesso linea della regia e poi torniamo tra poco per l'intervallo di questa finale di Coppa Italia al femminile qui dall'RDS Stadium di Rimini tra Erice e Brixen Sciutirolo, tra poco.
Sì, in compagnia di Beppe Tedesco, direttore tecnico delle squadre nazionali femminili, ovviamente sguardo molto molto interessato a quanto è successo e quanto sta succedendo qui a Rimini. Intanto buona domenica a tutti e certo per l'allenatore della squadra nazionale femminile essere presente in una manifestazione come questa con le migliori 8 squadre italiane è una cosa importantissima, giusta e soprattutto utile per me e per tutto il nostro staff. Sull'attualità, primo tempo, Erici avanti, Bressanone che ha avuto un ottimo inizio, poi probabilmente anche la fisicità della squadra siciliana sta prendendo il sopravvento. E penso che tutte e due le squadre hanno sostenuto una partita abbastanza complicata ieri, però Erice in questo momento mi sembra più brillante sul campo. Bressanone in realtà è stata vicina in questa partita, negli ultimi 3-4 minuti del primo tempo ha perso un po' il controllo, devo dire che la giocatrice di Erice è molto difficile da contenere, credo che qui sia la chiave, se Bressanone riuscirà a contenere magari con una marcatura individualizzata questa giocatrice c'è ancora spazio anche per Bressanone. Indicazioni per la squadra azzurra da questa 4 giorni all'area di SST? Penso che ci siano state delle conferme di questo che abbiamo individuato come linea nuova della nazionale, credo che siano esperienze che formino e chiaramente ogni situazione è scrutinata dai nostri occhi e cerchiamo di trarne beneficio. Grazie a Beppe Tedesco, linea Matteo Aldemonte. Grazie. Ormai hai te. Con te faccio.
Di nuovo in diretta con le immagini dalla RDS Stadium di Rimini, 16-12 al termine del primo tempo della finale di Coppa Italia alla femminile. Brixen Südtirol che rincorre contro la C Lifestyle Erice, riprende il gioco con il pallone in mano alla formazione siciliana che dunque, Gigi, al rientro dall'intervallo ha subito nelle mani una palla importante, la palla del potenziale più 5. Sì, e soprattutto un Bressanone che deve assolutamente arginare una Icostra Ripante, autrice di ben 6 marcature, e soprattutto sta facendo tanto male alla squadra brissinese. Probabilmente una marcatura uomo sarebbe necessaria in questo momento. È il palo che salva in questo caso Brixen con l'errore di Storosiuk, dalla linea segna Sara Hilber e dunque il Brixen Südtirol riesce a trasformare quello che poteva essere il momento peggiore della sua partita con quello che sarebbe stato il potenziale meno 5, invece in un nuovo meno 3. Lo fa con il gol proprio di Hilber, imbeccata molto bene in contropiede da Giada Babbo. Hanno dialogato le due ali della compagine altoatesina. Può manovrare intanto Eco che va a scaricare molto bene per Storosiuk. Bella questa manovra con l'errore però di Losio con la palla sulla traversa, poi la raccoglie e va a segnare con grande caparbietà Antonella Coppola, secondo gol della sua partita. Sì, nonostante il palo abbia detto di no alla squadra siciliana, più lesta di tutti Coppola, che riesce a superare con un comodo pallonetto un oramai fuori posizione invece Monica Prustner, che di rientro dalla posizione di ala non è riuscita ad intervenire. Saranovic, più 4 di nuovo Erice. Di Pietro, il pallone ancora per Saranovic. Hilber che viene però arpionata da Marianella Tarbuk. Il Bressanone Matteo che continua a fare grossa fatica a difesa schierata, perché ottima la Masson, fa buona guardia, ma ha dalla sua di fronte a sé una difesa impeccabile per tutta la prima frazione di gioco, la miglior portiere del campionato. Gran lancio peraltro da parte di Ciana Masson direttamente per Marianella Tarbuk, che poi con ancora grande coraggio, grande caparbietà, grande forza di volontà, soprattutto oltre che forza fisica, si è divincolata in mezzo alla difesa avversaria ed è riuscita a trovare il gol del massimo vantaggio Erice. 18-13 il risultato, più 5 quando siamo giunti al 32esimo minuto. Hilber per il possesso di Bressanone, in difficoltà però la compagine altoatesina all'uscita dall'intervallo. Di Pietro che raccoglie, si avventa Eco su quella palla, poi prova in penetrazione Esma Muratovic, serve però ben altro per impensierire Masson e la difesa di Erice in questo momento. Muratovic che durante il primo tempo ha dato dimostrazione di come sappia controllare il corpo anche in precario equilibrio con quel gol straordinario in pallonetto in caduta verso il fondo. In questo caso invece non è riuscito ad avere proprio il controllo della palla ed è uscita una brutta penetrazione, ancora più brutto il tiro. Riesce con l'aiuto del palo a controllare questo tentativo da parte di Savic Samirkic. Intanto Monica Prosser che ridà in là all'azione d'attacco da parte del Brixen Südtirol con Muratovic, l'uno contro uno verso l'esterno per andare da Babbo che riparte in palleggio nuovamente per 10 centrali, poi Saranovic che riceve un po' evanescente. Saranovic fino ad ora poco presente nella manovra d'attacco della sua squadra, soprattutto poco incisiva, come del resto Putt, relegata in panchina in questo avvio di ripresa. Uno contro uno di Muratovic che ribalta il lato, la palla per Babbo nell'angolo più remoto dell'attacco del Bressanone, però deve ricominciare ancora Babbo con lo scavalcamento. Frammentata, spezzettata questa azione d'attacco della squadra allenata da Ubi Nössing. E nonostante il tentativo di doppio pivot del Bressanone, non riesce ad impensierire e a rompere gli spazi di una compatta difesa siciliana.
ci prova Muratovic e poi quando il pallone varca comunque il muro c'è Chanamasson. C'è un altro muro da superare, quello di Chanamasson, autentica saracinesca, sicuramente meglio Masson della premiata ditta Lukin Prusner. Storozuk, giro palla con Merkeki, Eko verso l'esterno, inarrestabile Eko, ci serve, serve anzi soprattutto al Brix su Tirolo, una grande Prunster con l'aiuto nuovamente del palo per fermare la penetrazione della franco-camerunense, un innesto importantissimo per Erice sia in attacco che in difesa. Sì, sì, è assolutamente la sua miglior giocatrice, senza nulla togliere a Masson, ma sta un'autentica spina nel fianco, continua spina nel fianco, sia nell'azione offensiva che nell'azione difensiva della squadra del Bressanone. Ottimo anche il ripiegamento difensivo, un Erice molto concentrata e anche come veemenza, ne testimonianza anche le quattro esclusioni per due minuti della prima frazione di gioco, un Erice molto rognoso in questo fondamentale. Di Pietro, le finte cercate, poi il gol di Esma Muratovic, di mestiere questo gol di Muratovic con la finta di tiro che spedisce fuori causa il muro e poi arriva il gol, palla che viaggia intanto però molto veloce, la recupera in qualche modo Bressano, le può ricominciare poi Saranovic, perde tempo però Anna Saranovic e Brixen su Tirol che non riesce ad approfittare, sta mancando la velocità a Bressanone e sarebbe invece un'arma fondamentale in una partita in cui Erice invece sta trovando la corsa, soprattutto con Storosuk, dall'altro lato Babbo è stata praticamente annullata. Annullata soprattutto se Saranovic e Put hanno la palla tra le mani, abbiamo visto come fatica a decollare l'azione del Bressanone. Bella palla questa per Sara Hilber, innescata dall'assist di Giorgia Di Pietro, va a segno la mancina del Brixen su Tirol per Sara Hilber, si tratta del gol numero 4 in questa partita, 18-15 il risultato, accorcia le distanze per Sanone. Sì, si è fatta sorprendere in questo momento l'Erice, ottima notizia in casa brissinese, ottima soprattutto la visione di gioco di Giorgia Di Pietro. Storosuk, entrata Farisè intanto nella linea dei terzini di Erice, ancora Storosuk prova ad innescare con questo assist Giulia Loso che ridà nuova linfa però l'azione attacco e poi Storosuk sopra il muro, anche questa è una gran bella giocatrice. Eh sì, Storosuk è al suo quarto sigillo e soprattutto che ha un'ottima intelligenza tattica perché un uno contro uno, cambio di ritmo e ha punito una difesa del Bressanone che non è uscita, una header che è rimasta piatta e lei è riuscita a salire più in alto di tutto a sorprendere sia difesa che portiere. Hilbert di nuovo, questa volta Masson però con il fianco e la porta è vuota, la vede, se ne accorge Karima Eko, segno non solo di grande tecnica ma anche di grande presenza in mezzo alla partita, nel pieno della partita, a rendersi sempre conto di quello che succede, delle situazioni che si creano, porta sguarnita da una porta all'altra, arriva un gol importante, più 5. Una giocatrice di una maturità, di un'intelligenza tattica onnipresente, sicuramente la giocatrice in più dell'Erice. Babbo chiama Sevegni, intanto l'adattamento difensivo di Margherita Conte vede Farisè marcare praticamente a uomo Muratovic e quasi andare forse ad invitare a questo punto Hilbert al tiro, credo visti i tre palloni che sono arrivati su quel lato sia una scelta della difesa di Erice di lasciare spazio all'ala destra di Bressanone perché effettivamente Masson poi su quel lato sta chiudendo la porta. La prima volta è stata imbeccata da Giorgio Di Pietro, Hilbert ha avuto la meglio ma gli altri due tentativi sono stati letteralmente murati da Masson, tra l'altro questa azione fotocopia rispetto a quella precedente. Brava Tarbuk a muoversi, brava però anche Prunster a chiudere la porta in faccia, il rimpallo favorisce ancora Erice che può ricominciare, sempre Storosuk che lavora col palleggio, il no look molto bello e poi il gol di Marianella Tarbuk, passaggio fantastico di Anna Storosuk per liberare sulla linea dei 6 metri Maranella Tarbuk che raccoglie la palla con una mano, con la calamita nelle mani per attrarre a sé quel pallone che vale il nuovo massimo vantaggio, più 6, subito però mitigato dalla penetrazione di Giada Babbo.
il sussulto di Bressanone. Il Bressanone deve sganciare il freno a mano, deve rompere gli indugi, non c'è più tempo, deve spingere, deve recuperare, deve trovare la via della velocità se vuole rimanere aggrappata alla partita. In questo momento un Bressanone timoroso che non riesce a trovare la sua arma migliore, che sono le sue due giocatrici Ilber e Babbo, perché ripeto, continuo a ripetere, a difesa schierata la vita del Bressanone è durissima. Storosciuk ancora, scarico verso Coppola, fallo di Hilbert, 9 metri. Sempre Storosciuk, attacca dove è posizionata Tarbuk e questa volta c'è un blocco irregolare, fischiato a Marianena Tarbuk, cambio di possesso, può accelerare Bressanone con Saranovic che si chiude nell'angolo col palleggio, chiusa la linea di passaggio, poi si libera di Pietro che però commette un fallo in attacco, sfondamento, pasticciona Bressanone. E soprattutto se vuole la velocità non può consegnare la palla in seconda fase a Saranovic, perché chiaramente non è la giocatrice più indicata per alzare i ritmi della manovra d'attacco. E a questo punto invece Erice, a proposito di ritmi, ha tutto l'interesse ad abbassarli, a calcolare a questo punto ogni mossa, affidandosi alle mani sapienti di Anna Storosciuk e di Karima Eko. Questa volta palla persa, però c'è il contropiede, Hilbert ben imbeccata dal lancio di Muratovic, arriva alla rete in contropiede di Sara Hilbert per il 2-0 di parziale del Bricks and Shoot Tirol. C'è un 2 minuti a questo punto però per Muratovic, credo per proteste. Sì, per proteste, questa è una brutta tegola. Probabilmente c'era il tentativo di Bressanone, un'ottima notizia, era riuscita a recuperare due palloni in difesa, ad andare liberamente in contropiede in prima fase con Hilbert e poi viene ricatapultata nel buio più profondo dalla brutta notizia. Proteste per Muratovic, in questo momento proprio non ne aveva bisogno. Inferiorità numerica per la formazione altoatesina che perde la sua giocatrice più temibile nella fase d'attacco, Storosciuk, scarico per andare verso Losio, deve ricominciare però, scivola bene la difesa di Bersanone, ancora Storosciuk che attacca col palleggio, Farisè, l'uno contro uno verso l'esterno, in penetrazione, palla che si spegne sul palo, la ribattuta favorisce ancora Storosciuk, fallo ai 9 metri. Anche perché Matteo adesso in 5 in difesa fa fatica proprio a contenere Eto, che però per fortuna di Bressanone sbaglia, perché si era orientata bene con Giada Babbo sulla Eco, e invece adesso trova ancora quella libertà di cui godeva, che ha goduto nella prima frazione di gioco e che tanto ha fatto base male al Bressanone. Saranovic, fallo. 9 metri dopo questo intervento falloso ai danni di Anna Saranovic. Pallone recuperato dai meandri più alti dell'RDS Stadium di Rimini, dove era volato dopo il fallo della difesa sul braccio di Saranovic che aveva fatto schizzare via la palla. Ancora 9 metri con Habiker che ha avuto un buon passaggio nel primo tempo con una penetrazione vincente ed il gol trovato. Questa ragazza che ha conquistato lo scorso anno la promozione dalla Serie A2 alla Serie A1 con la maglia del Brunico e poi il passaggio nella formazione più forte della pallamano femminile altoatesina e lo scorso anno più forte d'Italia. Vegni, ma chiusura di Eco provvidenziale, onnipresente Eco. Che giocatrice, Babbo che aveva dato questo passaggio probabilmente sbagliato perché è alto e non schiacciato al pivot, ma quasi a botta sicura, e l'Eco è sbucata dal nulla. E ancora Erice si ritrova la strada del più 5. Tra l'altro su una dormita difensiva, in questo caso di Bressanone, di Giorgia Di Pietro nello specifico, l'impressione è che Bressanone sia un po' fuori dalla partita da un punto di vista mentale. Le difficoltà nel far gol nella fase d'attacco stanno costringendo la squadra altoatesina ad un extra sforzo mentale che a questo punto inizia a farsi sentire. Siamo al 42esimo, c'è solo Giada Babbo in questo momento nella manovra. E soprattutto, sono d'accordo con te Matteo, e soprattutto ha già fatto, faceva grossa fatica in parità numerica, figuriamoci in inferiorità per colpa di una brutta esclusione di Muranovic, che praticamente ha lasciato le sue giocatrici in inferiorità numerica e ha pagato dazio. Tarbuk prova a girarsi, c'è un intervento falloso, 9 metri
ancora il servizio per Farisè, che si gira, libera Eco, che poi dai 6 metri non sbaglia mai, neanche in equilibrio precario, a segno numero 8, gol per Karima Eco. Addirittura dall'ala, nonostante abbia fatto fatica ad addomesticare un brutto pallone, danza sulla linea nonostante i suoi centimetri e i suoi chili, e con tutta la sua sapienza tattica riesce a schiacciare un tiro e superare Prusman. Time out chiamato da Ubinessing sulla panchina del Brixen Sud Tirol. È un time out in cui Nessing vorrebbe trovare tante soluzioni, perché ha bisogno di tante risposte a tanti quesiti nella manovra di Brixen. Time out, ascoltiamo. Matteo, il passaggio più importante è "credeteci però", perché lui è un allenatore che sia da giocatore che da sulla panchina abituato a lottare fino all'ultimo minuto, e vuole trasmettere questa cosa alle sue giocatrici. È altra cosa, vuole che le giocatrici siano più sveglie, più attente nella lettura della partita, orientarsi da dove arrivano i pericoli e non fare il compitino da lavagnetta. Un allenatore anche molto emotivo come trasmissione alle sue giocatrici, Ubinessing, e questo probabilmente è stato un campanello d'allarme per lui. Si è accorto che la squadra, da un punto di vista per l'appunto emotivo, è apparsa un po' fuori dalla partita negli ultimi minuti. Sì, ha chiamato e sta cercando, insomma, per quello che è la sua competenza, di chiamare il time out. Le ha svegliate, ottimo questo rientro, il doppio pivot ha portato i suoi frutti, è riuscita finalmente ad allargare una difesa dell'Erice apparsa non impeccabile, però aveva tremendamente bisogno di fare gol Bressanone. E lo fa con Esma Muratovic, 23-19 il risultato, gol numero 7 di Muratovic, che insegue Karima Eco. A quota 8 invece, migliore marcatrice della partita, Storoshuk, la palla per Farisè che scarica nell'angolo per il tiro di Giulia Losio, che va a realizzare mentre tra i pali è rientrata da qualche istante Francesca Lucchin, e forse anche là dietro tra i pali Bressanone ha bisogno di una mano a questo punto. Sì, ha pagato Dazio Prusner su quel tiro di Eco, che le è costata la sostituzione, ma Lucchini non riesce a fare meglio, soprattutto stanno soffrendo anche dalle ali. Muratovic, il tiro sul fianco del difensore, battuta Ciana Masson che non ci arriva, non la vede partire quella palla. Stiamo per entrare nell'ultimo quarto d'ora, ci entriamo con il Brixen Sud Tirol che vuole calcolare ogni mossa, gestire ogni palla, che deve amministrare questo vantaggio. Centriamo anche invece con la foga, la paura del Brixen Sud Tirol, che deve recuperare quattro reti, che cambia difesa adesso con Giada Babbo in posizione di centroavanti su Karima Eco, ma rimane là fuori adesso Babbo che si stacca e segue Storoshuk, la palla per Farisè, che palla raccolta da Eco, tiro dai 7 metri. Sì, Eco che chiaramente, nonostante le attenzioni di Giada Babbo, va sulla linea dei 6 metri a doppio pivot e poi arpiona quella palla, la strappa dal cielo e si gira, è onnipresente. Manca solo che giochi in porta, perché poi ha toccato vette altissime di palla a mano. E propizia il gol di Anna Storoshuk dalla linea dei 7 metri per il 25-20. Ci sta mostrando davvero una gran palla a mano Karima Eco. E d'altronde il suo curriculum parla chiaro, Matteo. E parlava per lei quando è arrivata nel nostro campionato qualche settimana fa. Saranovic, c'è l'intervento di Ciana Masson, il tutto però viziato da un fallo, da un intervento irregolare da parte della difesa dell'AC Lifestyle Erice. E allora si ricomincia nuovamente con l'uno contro uno cercato da Muratovic, sotto contatto la palla per Saranovic, poi Hilber, palla che si spegne sulla traversa, la riconquista allora nuovamente Erice per Bressanone. Iniziano a pesare come macigni questi errori dalla linea dei 6 metri. Soroshuk, passaggio questa volta che finisce nella terra di nessuno, non c'è intesa con Marianella Tarbo, che allora Bressanone ha un'altra chance, ma deve correre a questo punto la formazione altoatesina. Palla per Eder, brutto passaggio però di Muratovic, che ha cercato
una traiettoria troppo rischiosa e invece Erice una volta sbaglia, due no. Questa volta trova la via dell'egoismo, non era stata premiata prima quel passaggio schiacciato indirizzato alla Tarbuk e adesso sembrava voler dire ok, ci penso io, danzo io, entro io, faccio tutto io, e porta a casa il suo sesto sigillo personale. Anna Storosuk, l'autrice della rete che permette alla C Lifestyle Erice di arrivare con discreta serenità a questi ultimi 13 minuti di partita. Pallone nell'angolo, Hilbert chiude sul primo palo e trova il gol. Masson a questo punto si è arrabbiata con Coppola, ha detto troppo spazio, e in effetti va bene lasciare il tiro dall'ala. Esatto, perché questo è stato un tema della partita, comunque hanno lasciato Hilbert e Masson ha fatto buona guardia, però ovviamente questo non è neanche un tiro dall'ala, ma di fatto è un contropiede, ha tirato quasi da terzino. Sta per riprendere il gioco. Attenzione a tutto il pubblico. Falise. Ecco, con lo scavalcamento in uno contro uno, il tiro, c'è un fallo, aveva parato Lukin, 9 metri. Stanno abbassando adesso i ritmi della partita. Ovviamente l'Erice ha tutta la convenienza di metterla in ghiaccio, di tenere costante questo divario, gestendo nel migliore dei modi, senza fretta, le azioni d'attacco. Penetrazione di Storosuk, Lukin tutt'altro che impeccabile su questo tiro. Stiamo rivedendo la rete da parte di Anna Storosuk, mentre Babbo intanto è partita con il motorino in palleggio. C'è un fallo fischiato, però è commesso da Karima Eko, gioco che viene fermato per un 2 minuti ad Eko, che ha trattenuto il pallone a terra e non lo ha riconsegnato immediatamente alle avversarie. E rivediamo, questa volta protagonista ma in negativo, se l'è tenuta lì, ingenuità, l'abbracciata, va bene far trascorrere il tempo però in modo lecito, non è sportivo, non è consentito dal regolamento, questo è costato. Vedremo come e se il Bressanone riuscirà ad approfittare dei 2 minuti di sospensione della giocatrice più in forma, più forte, più rappresentativa di Erice. Saranovic col palleggio per Hilbert, non c'è spazio, deve ripartire ancora sul lato sinistro del suo attacco Bressanone. Di Pietro verso Giada Babbo, che si prende il tiro e lo sbaglia, niente da fare. Continua ad essere stregata la porta difesa da Masson, autrice di 12 interventi. Ottima la sua prova, soprattutto in un momento di difficoltà in cui Erice difende in meno. Giada Babbo aveva tutti i suoi centimetri, ma sembrava quasi voler consegnare, quasi arrendevole quel tiro di Giada Babbo, nonostante i centimetri a disposizione, tutto lo spazio del mondo. Farisè, palla persa però, Bressanone in velocità con Babbo che si guarda attorno, poi trova Vegni, non si passa, tutto chiuso, c'è il fallo e ci sarà però un tiro dai 7 metri. E 2 minuti per Giulia Losio. Sì, perché la spinta in realtà è franata Vegni addosso a Storosuk, ma per la colpa è stata di questa ragazza qui, di Giulia Losio, che lateralmente e poi da dietro ha spinto in maniera colpevole Vegni addosso alla sua compagna di squadra, e quindi giusto tiro dai 7 metri. Inquadratura per Anna Storosuk, giocatrice ucraina, il cervello del gioco di questa AC Lifestyle Erice, alla prima finale di Coppa Italia della sua storia, 19 anni dopo la De Gasperi Enna, che è stata una delle due realtà siciliane a vincere questo trofeo al femminile. Lo ha fatto nel 1998 e nel 2000, poi l'anno dopo, nel 2001, era toccata all'Handball Messina. L'ultima finale di una squadra siciliana risale invece al 2004, quando Enna era tornata in finale, superata però poi dall'Handball Salerno. Intanto dalla linea si presenta Muratovic. Rete. Torna a far gol il Brixen Südtirol, lo fa con Esma Muratovic, meno 5
con 11 minuti non è impossibile, ma non è neanche semplicissimo. Quante giocatrici ha a disposizione l'Erice? Adesso Merchighi in campo, Erice in extra player, doppia inferiorità numerica. Ci prova Storoshuk questa volta per effetto della fretta, questo errore di Storoshuk, c'è il gioco che viene fermato con l'attenzione della coppia arbitrale che viene richiamata, si va al VAR nuovamente, video replay, forse per valutare una situazione di cambio irregolare. Qui stiamo rivedendo l'azione con il tiro sbagliato, abbracciata di fatto Storosic, anche se essendo stato il commissario di campo a chiamare l'interruzione del gioco, credo che la irregolarità sia avvenuta nella zona di cambio della C-Lifestyle Erice, quindi ci sarà un due minuti per Antonella Coppola, e infatti quindi c'è stato un cambio irregolare, una sostituzione che non è avvenuta in maniera corretta. Ricordiamo che la giocatrice che lascia il campo deve farlo all'interno dell'area preposta per la sostituzione e deve farlo in maniera totale prima di dare spazio alla compagna che la sostituisce. Questo non è avvenuto in questo frangente, niente da fare. E soprattutto Matteo, credo che in casa Bressanone... Ed eccolo qua, ecco, lo stiamo qui rivedendo. Sì. Quindi in questo momento, con l'ingresso di Merchighi, Erice aveva una giocatrice in più in mezzo al campo. Per Bressanone o adesso mai più, Erice costretta a difendere in tre. Giallababbo lo sa, non perde tempo, deve fare più gol possibili per rimanere aggrappata a questa partita. Il gol proprio di Giallababbo per il meno 4 e per cercare in questo momento di mettere pressione il più possibile ad Erice. Scavalcamento di Storoshuk che trova però un muro di maglie bianche avanti a sé e adesso ovviamente si prende tanto tempo per rialzarsi da terra. 9 metri con il gioco ancora fermo. Intanto recupera una giocatrice, sono in quattro adesso, ancora cincischiano un po' sulla linea di cambio, ecco, non extra player, giocano in quattro in attacco e cercano di far passare più secondi possibili. Storoshuk finisce i passi ma trova Merchighi che va alla conclusione, il tiro murato, c'è un fallo però ai danni di Savica Merchighi. Giallababbo era già praticamente a centrocampo col pallone in mano, pronta a ripartire, segnalazione di passivo, Merchighi col palleggio, il tiro che finisce sul fondo, pallone importante adesso per il Brix Südtirol che vede il meno 3 e può riaprire la partita. Babbo chiama il pallone a viva voce e invece passeggia Muratovic con la palla in mano, è completamente sola Babbo, non se ne accorgono però le compagne, perdono secondi preziosi e alla fine Babbo il tiro se lo prende lo stesso e va a segnare, poteva farlo forse con qualche secondo di anticipo. Comunque risultato raggiunto, seconda rete consecutiva per Giallababbo, 27 a C-Lifestyle Erice, 24 Brix Südtirol per Giallababbo, si tratta del sesto gol della sua partita. Come Hilbert, 3 in meno di Muratovic che con 9 gol è la migliore marcatrice dell'incontro, palla recuperata ancora Erice che la perde, a questo punto forse Margherita Conte potrebbe prendere in mano il cartellino del time out e iniziare a pensare ad una interruzione perché la sua squadra sta rischiando di dilapidare il vantaggio accumulato e lo abbiamo già visto nelle semifinali giocate ieri qui a Rimini, che Bressanone ha la capacità poi di rimanere in partita, di rientrare con l'esperienza delle sue giocatrici. E che ha dimostrato la capacità di sofferenza, sa soffrire questo Bressanone e sa rimanere aggrappato alle partite. Le finte di Giorgia Di Pietro che scarica con la mano sinistra verso Ligia Put, c'è un fallo ancora, si ricomincia nuovamente dai 9 metri, Muratovic con il palleggio, finisce a terra Vegni, Muratovic ne approfitta e va a segnare sul filo dei passi, questo gol di Esma Muratovic è un gol importantissimo che vale il 27-25 e che adesso mette Erice nella pentola a pressione. E non capisco perché
Erice non spenda il suo time out per cercare di fermare questa preoccupante emorragia. Intanto 4-2 per Bressanone. Storosuk si butta dentro, c'è l'intervento di Lukin, palla che l'è finita sul volto e poi la ribattuta favorisce Tarbuk. Storosuk è rimasta a terra, fase un po' confusionaria della partita. Con questa interruzione, Storosuk dolorante sul terreno di gioco. E qui rivediamo quello che è successo. Qui la caduta da parte di Storosuk, non è riuscita a controllare la caduta perché è stata spinta. Con la palla che ha colpito, credo, il viso. Il viso di Lukin. Sì, il viso di Lukin. In questo momento, mai come in questo momento, necessita e necessario il video replay. E infatti abbiamo visto come siano stati puniti i tentativi, al di là del dolo o della colpa, i tentativi o comunque le palle finite sui volti dei portieri di questa manifestazione. Vedremo cosa deciderà la coppia arbitrale. Si rialza Storosuk, nel frattempo però ancora valutazione da parte degli arbitri rispetto a quanto accaduto. Su quella penetrazione di Storosuk ricordiamo che il regolamento prevede sanzione per il pallone che finisce sul volto del portiere. Bisogna però valutare l'entità dell'azione, perché Storosuk potrebbe non aver preso la mira per effetto di un fallo. C'è un 2 minuti per Giorgia Di Pietro, quindi Storosuk se la cava e il tiro sul viso è stato ritenuto a questo punto effetto causato, esatto, effetto della spinta di Giorgia Di Pietro. E quindi Storosuk non sarebbe riuscita a mirare secondo gli arbitri e perciò avrebbe colpito poi sul viso Francesca Lukin. Superiorità numerica per la C Lifestyle Erice. Quindi gol, 3 tegole per il Bressanone, gol convalidato, pallonato in faccia per Lukin, 2 minuti per Giorgio Di Pietro e si è salvata Storosuk. Extra player per la formazione altoatesina. In attacco Di Pietro ha sicuramente fatto girare la squadra, è mancata però completamente al tiro, non ha mai segnato in questa sfida e questo ha rappresentato sicuramente un problema per la squadra allenata da Nussing. Questa è la voglia di riprendere questa partita di Giada Babbo, che recupera, più resta di tutti, sì, ha recuperato una palla che probabilmente per ogni altra giocatrice sarebbe stata persa, perché stava tornando in difesa, invece ha improvvisamente invertito la sua direzione di corsa vedendo quella ribattuta e ha conquistato questo tiro dai 7 metri che Esma Muratovic cercherà di tramutare nel possibile meno 2. Tra i pali è entrata Martina Iacovello, che ha sostituito dunque Ciana Masson, e arriva la parata, una parata importantissima da parte di Martina Iacovello, scelta vincente in una fase caldissima del match. Iacovello entra senza paura e mette a segno una parata fondamentale, non si scompone, mano sinistra, spinge 100% per lei nel momento più difficile di Erice, nel momento in cui il Bressanone sembrava avere anche la forza di poter rientrare nel match. E invece la C Lifestyle Erice si riporta nella fase di possesso, nella fase di attacco, con un pallone importantissimo nell'economia della sua partita, perché adesso, dopo aver scongiurato il pericolo del meno 3, poteva andare sul più 4, invece lo fallisce con questo passaggio disastroso di Losio, regalata completamente la palla al Bressanone, che può tornare dall'altro lato. L'uno contro uno cercato da Put, spinta Begni, poi Puzzi prende il tiro, non la vede partire Ciana Masson, palla che finisce sul secondo palo, incrocia Ligia Put, è un barlume di luce e di speranza questo per Bressanone, meno 2. È ancora vivo il Bressanone, riapre letteralmente la partita, manca un'eternità, il Bressanone è a meno 2 con l'inerzia del match che inizia a prendere la strada del Trentino su Tirol. C'è un fallo e ci sarà un tiro dai 7 metri. Qui rivediamo la solita Storosuk, palla tra le gambe peraltro di Eder. Entra Prunser, si affida all'esperienza e alla classe di Monica Prunser, il tecnico Ubinessing. Storosuk dalla linea, rete, di nuovo più 3. E quando non c'è Eco c'è Storosuk
anche lei, ottima la sua prestazione, soprattutto in fase realizzativa, sia dal centro e soprattutto glaciale dalla linea di 7 metri. Di Pietro, che è rientrata dopo la sospensione temporanea. Il palleggio di Giorgia Di Pietro, chiuse le linee di passaggio, si libera poi Muratovic, lo scarico per Di Pietro, spalle alla porta, la palla per Hilbert che riesce a chiudere sul primo palo. Su quel lato difensivo effettivamente a questo punto iniziano ad essere troppi gli spazi e i tentativi concessi ad Hilbert, che comunque è in questo momento forse la migliore alla destra del campionato. Va bene il rischio calcolato, va bene Masson che para sui tiri dall'ala, però insistere, qui si esagera, sì, qui si esagera, soprattutto questa 5-1 non sta dando gli effetti sperati, perché sì, ottima, Muratovic viene portata via dal gioco, ma si aprono le linee per le ali, soprattutto per Libre che sta facendo male da quella mattonella. È entrata Valentina Landri, intanto ha già vinto questo titolo con la maglia di Salerno. Storosciuk, che si è caricata la squadra sulle spalle in questa fase finale dell'incontro, e dopo il gol dalla linea dei 7 metri adesso lo trova in posizione di centrale, sale a quota 9, insegue Muratovic, è la migliore marcatrice dell'Erici, ha superato anche Karima Eko con una grandissima prestazione. Anna Storosciuk sta guidando la C-Lifestyle Erici in questo finale di partita, finale infuocato della 32esima edizione della Coppa Italia al femminile qui all'RDS Stadium di Rimini. Palla recuperata, il lancio di Eco per Pugliara, non riesce però ad acquantare il pallone Beatrice Pugliara, niente da fare, errore per la C-Life Stalerice. Bressanone può correre dall'altro lato, Muratovic il tiro, palla che finisce sul palo, non c'è fallo, niente da fare, si salva con l'aiuto del palo Ciara Masson. Quante emozioni in questa fase cruciale del match, ha avuto due palle l'Erice per poter riportarsi in a distanza di sicurezza del più 4, fallite, e poi anche il Bressanone non è stato fortunato, Muratovic si stampa sul palo la velleità di riagganciare la partita di fatto sul meno 2, e ancora l'Erice ha la palla del più 4. Ed è la palla probabilmente del game over. Del game over, sì, la palla forse decisiva a questo punto, volendosi sbilanciare un pochettino. 31-27 con 3 minuti alla fine della partita. È un guizzo, una fiammata di Karima Eko, quella che vale il più 4, il 31-27, quando come detto siamo al 57esimo minuto, nono sigillo in questa partita per Karima Eko, protagonista insieme ad Anna Storosciuk della fase offensiva e della fase difensiva di questa C-Lifestyle Erice, che adesso si deve difendere sull'attacco di Giorgia Di Pietro della Bricks and Shoot Tirol. La palla per Ligia Putt, si va nell'angolo da Giada Babbo che va a sfidare Valentina Landri, tiro dai 7 metri. È quello che voleva, ha cercato il tiro dai 7 metri e l'ha trovato, tutta la sua esperienza, ancora un lumicino per il Bressanone. Erice è costretta all'inferiorità numerica e soprattutto porta Giorgia Di Pietro sulla linea dei 7 metri. Di nuovo Iacobello, 2 minuti intanto per Valentina Landri, Iacobello ne ha già parato uno. Le speranze di Bressanone sono tutte qui. Errore però di Giorgia Di Pietro. Sera taccia il tiro per Di Pietro. E adesso possiamo dire che stanno iniziando a scorrere i titoli di coda. 2 minuti e 20 al termine della partita. 31 Erice, 27 Bressanone. Time out chiamato da Margherita Conte sulla panchina della C-Lifestyle Erice per confezionare a questo punto e infiocchettare il finale di partita. Chiaramente adesso l'allenatrice dell'Erice vuole far trascorrere il tempo, non ha assolutamente fretta, solo passaggi semplici, solo passaggi sicuri, devono resistere ai tentativi del Bressanone di
provare il miracolo, quindi della veemenza delle giocatrici brissinesi, ma con intelligenza. Palla in mano a Marianella Tarbuk, che ridà il via al gioco. In penetrazione Pugliara, che viene spinta al momento del tiro. C'è un fallo, 9 metri ancora, si avvicina pericolosamente Eco. La finta di tiro, palla per Storosuk, direttamente nell'angolo opposto, dove prova a girarsi Antonella Coppola, che subisce fallo. E si fa schienare tranquillamente, sa che così sono secondi preziosi. Gioco che viene fermato ancora. Storosuk sotto passivo, le finte di Tarbuk, si va da Eco, sarà lei a tirare, sarà lei a segnare. Karima Eco, ciliegina sulla torta, parola fine alla partita con questo gol di Eco. Ci prova ancora Giada Babbo con una fiammata ulteriore per il 32-28, ma a questo punto non c'è più spazio. Un minuto e mezzo, Erice deve solamente limitarsi ad amministrare questo pallone e questo attacco con ordine e con calma. Tarbuk, Pugliara in penetrazione, palla tra le gambe di Francesca Lukin, niente da fare per Francesca Lukin, e dunque per l'AC Lifestyle Erice sta prendendo definitivamente forma il primo successo nella storia del sodalizio siciliano, il ritorno di un club siciliano a distanza di 22 anni nell'albo d'oro della Coppa Italia al femminile. Dopo Enna e dopo Messina, adesso tocca alla C Lifestyle Erice, che si prepara a fare festa, si prepara ad esultare con due delle giocatrici arrivate in questa stagione, Anna Storosuk e Karima Eco, che hanno letteralmente trascinato la squadra di Margherita Conte alla vittoria di questa edizione 2023 della Coppa Italia. Siamo ormai al termine della partita, mancano 15 secondi, la palla per Pugliara nell'angolo, prova la conclusione, la blocca Lukin, ma non c'è davvero più tempo. Si riparte dal punto esatto in cui è avvenuta la irregolarità, c'è una fallo ancora su Karima Eco, è finita. La C Lifestyle Erice vince la prima Coppa Italia della sua storia, la 32esima edizione della Coppa Italia femminile, e della AC Lifestyle Erice che vince all'RDS Stadium di Rimini, battendo 33-29 il Brixen Sioux Tirol e battendola con merito, vincendo 33-29 con una grande partita di Eco e di Storosuk. 9 gol per l'una, 10 gol per l'altra, sono loro le migliori realizzatrici, le migliori giocatrici, le mattatrici di questa serata. Complimenti a Erice, che porta a casa meritatissimamente, ai danni di un Bressanone sulle gambe, di un Bressanone sottotono, incapace di rientrare. Ci ha provato più volte, ma di fatto l'Erice più vogliosa, più brillante, ha meritato e merita di alzare questa coppa al cielo. Ed esulta la C Lifestyle Erice in maglia nero-verde al centro del campo, grande festa naturalmente per il primo titolo nella storia di questa società, nella storia di questo club, che batte in finale le campionesse uscenti del Brixen Sioux Tirol e lo fa vincendo con una gran partita di Anna Storosuk e in modo particolare di Karima Eco, che probabilmente è l'MVP di queste finals al femminile di Coppa Italia, perché è stata veramente trascinatrice di Erice in tutte le sfide. Ha fatto malissimo a questo Bressanone questa sera, non sono riuscita a disinnescarle, lei che è riuscita a deludere tutte le sue attenzioni, ha giocato dall'ala sinistra all'ala destra, anche da pivot, ha segnato in ogni posizione e poi monumentale in difesa, sicuramente la giocatrice in più, sicuramente l'MVP. Vediamo la nomina dell'MVP e poi avremo la possibilità di andare a bordo campo per ascoltare le voci delle protagoniste di questa sfida e le voci in particolare in casa Erice dopo la vittoria di questo titolo. Un MVP per parte, indubbiamente la partita di Giada Babbo è stata la partita di una giocatrice
di una generosità infinita. Sì. Ci ha provato fino alla fine. Ci ha provato fino alla fine, ma non c'è riuscita, non è stata coadiuvata, non sicuramente la sua migliore prova in assoluto, ma ha provato a buttare il cuore oltre l'ostacolo. L'avevamo detto, Anna Storosuk, MVP di questa finale di Coppa Italia in maniera assolutamente meritata, una grandissima partita del centrale ucraino che ha letteralmente trascinato, si è caricata sulle spalle la formazione trapanese e l'ha condotta al primo titolo della sua storia. E adesso stiamo per andare a bordo capo proprio per ascoltare le emozioni, le voci di Anna Storosuk, in modo particolare che esulta però prima con le sue compagne, giustamente, d'altronde è il primo titolo di sempre di questa società e c'è grande gioia, grande entusiasmo per la vittoria. Stanno già entrando sul campo intanto il Bressanone al maschile, questa volta la capolista della Serie A Gold, e la formazione della Sidea Group Junior Fasano che si sfideranno a partire dalle 13.30. dovremmo essere pronti a bordo campo, e allora c'è Anna Storosuk con Marcello Festa. E allora in compagnia di Anna Storosuk, titolo, coppa e anche premio per la miglior giocatrice del confronto, la gran giornata. Italiano, inglese, russo? Italiano, dai. Italiano, io ho fatto un po'... Io sono molto felice, tanto. We did a good job for yes. this title, and we continue. We have a championship win, of course. So. Avete un ottimo lavoro per questa vittoria. Translate now. Sì. E speri di poter continuare anche per il proseguo della stagione. C'è sì. il titolo. Sì. Lo scudetto da conquistare, da provare a conquistare. Qual è stato il momento più difficile di questa finale? In finale? Yeah. Difficile it's orario. It's molto difficile, but noi lavoriamo molto difficile in allenamenti. And I think it's we win this yes. with nostra core, sì, core sì. And avete costruito questo successo con il vostro cuore. Sì. Un'ultima cosa, a chi dedichi questa vittoria? Posso in inglese? Yeah. No, capisco. What do you think about this wins and to your country, Ukraine, okay. or Erich, your team? Io sono molto felice di essere in Erice, noi siamo forza squadra, abbiamo nuova allenatrice, it's so nice and great job with her. And, è molto bello lavorare con lei. Sì, sì, molto bello. And yes, we have a long way. So it's only a little title for okay. us. Okay, thank you. Grazie Anna. Grazie mille. Storosuk, miglior giocatrice di questo confronto, prego. Questo lo lasci qui. Ora restituiamo la linea a Matteo Aldamonte e poi ritorniamo qui in diretta. E noi riprendiamo la linea, ma la giriamo immediatamente alla regia. Ci fermiamo un attimo, riprendiamo fiato. Sul campo però invece stanno alzando i giri.